qui. E sì, è vero, è un, per me è stata una sorpresa, molto probabilmente perché io l'abitudine spesso e volentieri sottovalutarmi, quindi quando Carlo non abbiamo avuto un appuntamento, lui l'ha fatto addirittura per telefono con me, perché ha detto tanto con lui, lui non lo voglio incontrare perché gli interessava più incontrare loro due ovviamente, e l'ha fatto al telefono, io stavo guidando in quel momento, quindi ho rischiato di fare un incidente perché ero in autostrada, e in più ho iniziato ad insultarlo, nonostante non avessimo tutta questa confidenza, però l'ho insultato perché non lo so. E è vero, io sono abituato a essere protetto da un personaggio che interpreto tendenzialmente, questo mi aiuta tanto perché comunque fondamentalmente sono timido, e anche se mi spoglio sempre, non lo direste mai, però è vero, e quindi per la prima volta mi troverò ad essere sul palcoscenico dove vestito? Non lo so, vediamo. E quindi mi troverò su questo palcoscenico e ho deciso, perché stavo pensando di prepararmi come faccio quando faccio un film, però poi ho capito che non potrei reggere un personaggio su quel palco, e ho deciso per la prima volta di essere realmente me stesso e di essere come quando sono a casa. D'altra parte è una possibilità che avrò di entrare nella casa degli italiani in un altro modo, e ci devo entrare io per quello che sono realmente. Poi la cosa importante è che il Festival di Sanremo, come diceva appunto Carlo, sono le canzoni, quindi un'altra diversità per me è che di solito sono abituato ad essere il protagonista, perché quando faccio un film sono protagonista, qua invece sarò a servizio e lo faccio molto volentieri. Comunque mi fa molto piacere aver incontrato tutti, ed è stato bellissimo l'incontro con lei di ieri, perché la guardavo mentre tutti parlavano, a un certo punto lei si assentava e guardava un po'. Ma perché c'è questa tematica così, che parte? E dicevo che strano che... Vabbè, grazie a tutti, ciao!